Si è tenuta il largo 11 settembre 2001, davanti alla sede della città metropolitana di Milano, la commemorazione del tragico attentato avvenuto negli Stati Uniti 22 anni fa, alla presenza del console per gli affari politici ed economici degli Stati Uniti d'America a Milano, Zoja Bazarnik, il vice sindaco metropolitano Francesco Vassallo ha voluto omaggiare le numerose vittime tra civili e soccorritori e ricordare gli sforzi che da allora sono stati profusi nella lotta al terrorismo. Noi siamo vicini al popolo americano, ma siamo vicini ai valori occidentali, ma soprattutto crediamo fermamente nel combattere il terrorismo su ogni fronte, su ogni luogo del mondo, per cercare comunque di portare pace e prosperità a tutti i paesi. Questo è un gesto simbolico, ma un gesto simbolico che unisce e non divide. Continueremo a farlo anche nel futuro, perché questi valori sono validi per noi oggi, lo valevano 20 anni fa, ma varranno anche per le future generazioni. Dalla parte del Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano ringrazio di cuore il vice sindaco che è venuto con tutte le autorità qui presenti oggi per commemorare questa giornata tanto triste sulle 20 di 11 settembre, 22 anni fa. Grazie tanto Milano, grazie l'Italia per tutto l'appoggio.